e che dobbiamo trovare il modo come ribellarci e fare sentire la nostra voce e soprattutto farci ascoltare. Qui con me c'è due esponenti, uno del Comitato No Discarica di Mister Bianco, Maria Caruso, e l'altro di quella di Motta, Franco Restifo, ai quali do la parola e dopo io brevissimamente concluderò la manifestazione. Prego, Maria. Grazie Sindaco. Anche Santo Curisano è di Motta, quindi è giusto che lo diciamo. Scusate, intanto vi saluto. Devo dire due cose. Una, volevo ricordare a tutti che questa non è una battaglia di poche persone che vedo qui in piazza, ma è una battaglia di tutti i cittadini di Mister Bianco. È una battaglia che non ha colore politico, non ha esponenti politici, è una battaglia di singolarmente di ognuno di noi. Perché è una battaglia che abbiamo cominciato, che facciamo principalmente per la vita nostra, sì, ma dei nostri figli, che ultimamente vedo sempre, quotidianamente vengono calpestati i diritti proprio della vita, della salute di ognuno di noi. E nessuno fa nulla. Questa è una cosa che mi dispiace perché spesso lo diciamo, spesso io veramente, forse è un'utopia, però sarebbe stato davvero bello poter vedere questa piazza piena di persone, tutte quante interessate e motivate come noi, perché non è una, non stiamo facendo una campagna politica, questo mi piace dirlo e ribadirlo a voce alta. È bello poter avere l'amministrazione comunale accanto, noi in questo siamo fortunati, però dico, ci farebbe veramente piacere che tutti quanti, i genitori, veramente tanti vedo quotidianamente, mamme, alle scuole, eccetera, che cerchiamo di coinvolgere, però sono, forse perché se ne parla da troppi anni di questa battaglia, che non ci credono più, come se fosse ormai diventata un'utopia. Probabilmente hanno ragione, però se molliamo proprio adesso che stiamo facendo piccoli passi avanti, perché sono stati dei passi avanti, però devo dire piccoli. È vero che l'ultima volta magari forse è stato ingigantito il fatto di voler festeggiare, però era un piccolo traguardo che intanto avevamo raggiunto. Quello che ci avevano detto, insomma, che si prospettava la chiusura di questa discarica, si prospettava del fatto che si dovevano presentare dei documenti che non hanno rinnovato, che la Regione ancora non ha dato informazione, insomma, di questo rinnovo, di questo ampliamento. Però stranamente ci ritroviamo ancora oggi, non solo che abbancano nella nuova discarica, perché questa non è un ampliamento ma una nuova discarica valanghe d'inverno, ma che addirittura arrivano spazzatura che viene dalla provincia di Messina, altri comuni ancora di più di quelli che siamo già attualmente, ed è veramente uno schifo, a pochi passi da casa nostra. Io volevo ricordare a tutti, sarebbe bello che queste parole riuscissero ad arrivare anche al Presidente Crocetta, che si parla tanto di emergenza rifiuti. Mister Bianco e Motta sono da 40, quasi 40 anni, 35 sicuro, in emergenza rifiuti. Perché è assurdo pensare che l'emergenza rifiuti è averla fuori dalla porta a montagne di 2 metri e non pensare di avere un'emergenza rifiuti a 500 metri a montagne di rifiuti. Noi siamo in emergenza rifiuti e qualcuno ci deve ascoltare, però se non lo vogliamo noi per prima, se non scendiamo noi per strada, se noi per prima non veramente non ci uniamo, uniti insieme, non sotto un colore politico, ma sotto la bandiera in questo caso del nostro comune di Mister Bianco o per i mottesi del comune di Motta, non riusciremo veramente a fare nulla. Volere è potere, qualcuno mi disse, ed è vero, se lo vogliamo realmente ci riusciamo. Io volevo informare che forse non tutti sanno che ieri il Comitato No Discarica di Mister Bianco e Motta ha avuto, anche se per poche ore, un piccolo sit-in alle porte della discarica. Vogliamo informare già a partire da questa sera la cittadinanza tutta. Abbiamo anche informato gli organi competenti, che magari per ieri non lo erano stati, che sabato prossimo saremo nuovamente alle porte, e dico porte, di entrambi gli ingressi della discarica, non soltanto più su uno. Perché questa situazione è diventata paradossale. Se vogliamo dire basta, e lo dobbiamo dire forte, a voce alta, ma uniti. E io per questo ringrazio il sindaco che ci ne dà l'opportunità e che in prima persona anche lui si impegna in questa battaglia, che è a testimonianza del fatto che come primo cittadino è il primo cittadino di Mister Bianco. Ringrazio anche i compagni di Motta, che anche loro, insieme a noi, veramente uniti, come uno slogan ha sempre detto, uniti nella lotta, stiamo scendendo insieme e combattiamo insieme, sperando finalmente di arrivare a una fine in questa storia, a dire basta e chiuderla definitivamente. Passo la parola.
al signor Franco. Buonasera a tutti. Diceva bene Maria, questa è una battaglia che non ha colore politico, non ha confini di territorialità, è una battaglia che riguarda tutti, perché tutti siamo interessati, tutti siamo coesposti nella medesima misura a tutti quelli che sono i danni alla salute, all'ambiente, al futuro, ai nostri bambini che stanno crescendo, che ci saranno da qui a venire. Ricordo in maniera vivissima quello che qualche mese fa, a seguito dell'ordinanza del 22 luglio, con la disposizione della chiusura della discarica di Tiriti, ci trovammo in un momento molto felice e sembrava quasi una fase conclusiva, perché tutti quanti eravamo qui su questa piazza, pensavamo che da lì a qualche giorno, qualche settimana o qualche mese, il tempo della necessaria predisposizione di progetto, approvazione di progetto, esecuzione di progetto, si sarebbe portati alla chiusura definitiva della discarica. Purtroppo questa è la contraddittorietà che caratterizza l'amministrazione regionale. Purtroppo di 3 giorni fa il decreto 6 RIF del 7 di novembre autorizza l'impianto di pretrattamento della discarica di Tiriti ad aumentare il trattamento da 800 a 1040 tonnellate al giorno. E sapete questo perché? Perché 240 tonnellate al giorno in più arriveranno dalla discarica di Mazzarara Sant'Andrea chiusa. Quindi, anziché mettere in atto tutte quelle che sono le logiche, i ragionamenti, i comportamenti conseguenziali al fatto che una discarica sta per chiudere e deve andare a essere dismessa, sanata, bonificata, eccetera, si mettono in atto delle misure con ordinanze che ne incrementano di un terzo la capacità di abbancamento, da 800 a 1040. E questo perché, signori? Perché, diciamocelo pure, siamo governati da una masnada di cialtroni che nell'arco di mesi ed anni e negli ultimi decenni non sono riusciti a predisporre un piano regionale che tenesse conto delle effettive esigenze del territorio. E questa è una responsabilità colpevole dei nostri degli amministratori che ci hanno preceduto, perché in 20 anni non si doveva lasciare in mano a 4 privati la capacità di abbancamento dei rifiuti in Sicilia. In 20 anni si potevano fare delle politiche come quelle che fanno su al nord, miranti all'abbattimento dei rifiuti da conferire in discarica, al riciclaggio, al riuso, tutta una serie di sane politiche che non sono state fatte, perché i nostri amministratori regionali hanno la testa altrove, sappiamo benissimo dove ce l'hanno, sicuramente non ce l'hanno al pensiero di queste due comunità, Mister Bianco e Motta, che sono da decenni mortificati dalla presenza di questa discarica. Grazie a tutti. Danilo. Ah, Danilo. Un fuori programma per Danilo. Sì, è proprio un fuori programma, giusto per portare un attimino la testimonianza anche del comitato no discarica di Motta Sant'Anastasia. Che dire, ci ritroviamo qui in questa piazza, stiamo a scrivere un'altra pagina, diciamo, di questa lunga battaglia. Alla fine, quando ci sarà una fine, credo che potremmo scriverne un libro per le vicissitudini che abbiamo affrontato. Alle volte esilaranti, alle volte molto tristi, come quella che stiamo vivendo in questo momento. Diciamo che è una storia in cui avversari e amici si confondono, in cui chi prima, diciamo, lottava contro la discarica oggi magari si ritrova a favore, chi magari prima era a favore oggi si ritrova contro. Quando c'è la politica malata in mezzo, diciamo, avviene anche questo. Allora è data di pochi giorni la notizia che Crocetta ha preferito barattare la salubrità di un territorio con la volontà di continuare a conferire in una discarica che non ha nulla di legale, nulla di legittimo, in cui tutti gli atti sono sotto controllo, in cui il presidente stesso della discarica affronterà un procedimento penale per corruzione. E ancora i camion continuano ad arrivare e arrivano più di prima, e questo è un messaggio deleterio per la legalità e deleterio per tutte le comunità.
siamo qui per dare un segnale, anche se ci rendiamo conto, visto il blocco di ieri, visto il comizio di oggi e il blocco che sarà sabato prossimo, che diviene sempre più difficile condurre la battaglia, perché le persone sono stanche, perché spesso si festeggia per cose che poi non si realizzano, perché i cittadini non ne possono più. E allora noi dobbiamo continuare per essere presenti, dobbiamo sforzarci a portare le persone in piazza, a portare le persone in questi momenti di convivio, di assemblea, di discussione, perché la nostra rassegnazione è la loro più grande vittoria, e questo non lo dobbiamo permettere, non ce lo possiamo permettere in questo momento. Ci vogliono rassegnare, ci vogliono azzittire, ci vogliono ammutolire, e non è possibile farlo. Allora l'invito dei comitati, del sindaco, oggi è quello di essere presenti, soprattutto alla manifestazione di sabato prossimo. Dobbiamo essere in tanti per continuare a urlare un solo grido: Mister Bianco e Motta uniti nella lotta. E lo dice una persona di Motta qui in territorio di Mister Bianco, un cittadino mottese che dovrebbe affidarsi alla buona amministrazione, alle buone pratiche di un sindaco, come sta facendo riguardo il discorso di scarica qui a Mister Bianco. E invece mi ritrovo qui, cittadino di Motta, ad affidarmi a un sindaco, diciamo, di un altro paese, perché il proprio sindaco preferisce mantenere i buoni rapporti con i potenti dei rifiuti piuttosto che rappresentare la comunità per quale è stato eletto. Allora, Mister Bianco e Motta uniti nella lotta più che mai. Domani c'è un importante momento, una conferenza dei servizi a Palermo in cui si discuterà del progetto di chiusura. Sono certo che il sindaco Di Guardo rappresenterà bene anche la comunità di Motta, perché il grido Mister Bianco e Motta uniti nella lotta è un grido di unione per due comunità, non per due amministrazioni, purtroppo. Sono due comunità unite, non due amministrazioni. Allora domani ci auguriamo che possa venire una buona notizia, che possa scrivere un'altra pagina di questa storia, e ci auguriamo che alla fine sia un lieto fine di questo immenso cammino, e che i protagonisti possano essere i cittadini, possano essere due comunità che decidono di dire no, e non la cattiva politica, e non il malaffare, e non la mafia, e non tutte quelle persone che in questo momento sono pronti a costituirsi, diciamo, davanti al giudice per affrontare un procedimento penale. Noi siamo qui tutte persone pulite che vogliamo la chiusura della discarica. Altri probabilmente stanno a casa loro a bere il tè a quest'ora facendo finta di nulla. Grazie. Buonasera, allora. Siamo d'accordo, Danilo, Maria e Franco. Intanto io mi sento di dire che noi non siamo rassegnati e non ci rassegneremo. Questa è la garanzia che io voglio dare ai miei concittadini di Mister Bianco, di Motta e di quanti amano una Sicilia diversa, nuova, moderna e al passo dei tempi. Quindi né Mister Bianco né i cittadini di Motta, malgrado il sindaco Caano, purtroppo non ci rassegneremo e andremo avanti fino alla fine, che deve significare la chiusura della discarica di Motta. Questo è il nostro obiettivo. Ci vuole tempo, non ci vuole tempo, noi siamo qua pazienti ma attenti e non distratti. Lunedì, ieri, sapevamo e sappiamo, e andremo a Palermo domani, lunedì andremo a Palermo. Perché noi abbiamo chiesto che Mister Bianco, essendo un comune vicino, interessato alla discarica, deve dire la sua rispetto a questo programma, e quindi eravamo pronti ad andare domani a Palermo. Mercoledì scorso Stefano Sandacate, il mio bravo assessore, l'ingegnere Stefano, mi chiama alle 2:30 e mi dice: senti, ma l'hai sentito a Rai 3? Che dice che forse la crisi che c'è a Mazzara Sant'Andrea della discarica porteranno i rifiuti a Motta. Stavo dicendo a Mister Bianco, perché in fondo è la stessa cosa. O Motta, Mister Bianco, siamo noi più vicino alla discarica che la città di Motta. E quindi mi sono messo in allarme, sono andato al comune,
e ho preparato subito una lettera che ho il piacere di leggervi, una lettera che ho mandato al Presidente della Regione mercoledì 5/11/2014, all'assessore regionale dell'energia e al direttore generale del Dipartimento Energia, con un pecca a pecche, significa posta elettronica, eccetera eccetera, rapidissima. Lo stesso giorno ho detto: da notizie di stampa si è appreso che a seguito della chiusura della discarica di Mazzarà il governo regionale intenderebbe autorizzare i comuni che in tale discarica abbancavano i rifiuti indifferenziati a conferirli presso la discarica Palanca d'Inverno a Motta Sant'Anastasia. Tale notizia, che si spera infondata, risulterebbe aberrante e contraddittoria, considerato che il decreto 1143 del mese di luglio, che stabiliva il rinnego dell'autorizzazione e l'apertura della procedura per chiudere la discarica regionale, non è una cosa che faccio di nuovo di Mestre Bianco, il decreto 1143 ha rigettato la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alla discarica Valanghe d'Inverno e conseguentemente ne ha disposto la chiusura ai sensi dell'articolo 29 della legge, eccetera eccetera. L'intera comunità di Mister Bianco ha combattuto per anni assieme a quella di Motta estenuanti battaglie per tutelare la salute di un'intera popolazione messa a rischio dalla vicinanza di tale discarica. Il richiamato decreto ne ha disposto la definitiva chiusura e messa in sicurezza, riconoscendo indiscutibilmente la ragione di chi per decenni ha sofferto la vicinanza di tali impianti a poche centinaia di metri dei centri abitati. Per tale motivo si chiede con forza agli organi di indirizzo di provvedere altrimenti allo smaltimento dei rifiuti dei comuni messinesi, salvaguardando in tal modo le esigenze della comunità di Mister Bianco e di quella di Motta, che hanno il diritto a vivere in un ambiente salubre e sicuro. Questa è la lettera che mercoledì scorso, a mia firma, abbiamo inoltrato agli organi del governo regionale. Giovedì mi giunge la notizia, ero fuori per partecipare a una fiera all'Ecomondo che tratta i problemi di questi benedetti rifiuti, mi giunge la notizia che il governo regionale aveva disposto il trasferimento con un decreto dei rifiuti di 79 comuni messinesi in quelli della discarica di Valanghe d'Inverno. L'indomani, venerdì, si dice che invece qui arriverà solo il rifiuto della città di Messina, del capoluogo, mentre gli altri rifiuti degli altri comuni andranno in quella di Grotta San Giorgio. Forse qualcuno, avendo letto questa lettera, dice: damici una pinnola non troppo pericolosa, ci adamo più nica la pinnola, anziché mandare 79 comuni tutti in un posto, ne mandiamo una qua e una là, tanto così si succono a cucuzza, gli pensano. E quindi abbiamo preso atto di questa novità tragica, abbiamo stampato un manifesto, abbiamo detto che dovevamo essere qui domenica sera, siamo qui per continuare la nostra battaglia, cari concittadini. Io non ci credo, Caragnonno, non ci preoccupiamo di sto fatto, ora ne mangiamo tutti. Noi rispettiamo la legge e con la legge dobbiamo vincere, perché non siamo né malandrini, né mafiosi, né violenti. Noi siamo legalitari e ci debbono dare ragione, perché abbiamo ragione. E Crocetta l'ha capire, un signor Presidente da ragione lo deve capire, anziché pigliare la silla con Marino,
con l'assessore che ha avuto il demerito, lui dice, per noi è il merito di aver aperto un'inchiesta su come si rilasciavano le autorizzazioni a tutti i titolari delle discariche, e hanno scoperto questi commissari che non c'era una cosa in regola, tutto era illegale, tutto era corrotto. Quindi a Marino dovremmo dire grazie mille volte, perché ha aperto la piaga sofferente dell'illegalità. E quindi siamo qua. 800 tonnellate ne venivano di Enna, dell'Auce Comune, oggi si aggiunge, che bene me ne pute, anche per loro dobbiamo, anzi siamo qua solo per loro, per garantire, se ce la facciamo, un avvenire migliore almeno per loro. E quindi si aggiungono 800 tonnellate che arrivano di Enna, dei paesi di Enna, perché già si voleva fare una discarica, ma quelle dice caccia puzza, un grano, un frumento quando cresce, capace che ci soffre, meglio fosse allastare uno ci stanno i cittadini che tanto ci sono abituati e possono rimanere a mezzo alla puzza, capite qual è il guaio? Quindi 800 tonnellate, ne uscito 240, arrivano di Messina e ogni giorno da domani 1000 più tonnellate verranno sdurrubate qua dietro queste case, una discarica di valanghe d'inverno. Hanno fatto un provvedimento per un mese, significa che fra mesi qua si aggiungeranno a tutti quei rifiuti, non a chi di vecchi da discarica TRT che ci sono 4, 5 milioni di tonnellate, non si sa quando ce n'ha, ma in quella nuova con 1000 tonnellate al giorno ne mise ce n'ha 300.000, ne 10 mise ce n'ha 3 milioni di tonnellate. Ma è possibile che tutta la spazzatura la debbano buttare a due passi di dove abitano i cittadini? Ma questo è il dramma che a Crocetta o agli altri non riescono a capire, che non c'entra un partito, un contrapartito, che c'entra l'esigenza che abbiamo di vivere da persone per bene, capite? Che fra un anno questa discarica sarà esaurita e poi per nausea 40 anni, perché? L'altro problema qual è? Che la biostabilizzazione, quella di fare seccare i rifiuti per non fare puzza, non lo possono fare più, perché l'impianto è piccolo e quindi c'è bisogno tal quale. Se ci fate caso, la mattina vi dite gabbiane, catonnaro, la mattina stormi infiniti di gabbiane, siccome sentono l'odore del buon mangiare, se ne scappo, se ne vanno in discarica. E quindi il segnale che la discarica è fuori legge, che la discarica non è in regola, lo danno i gabbiani, che sentendo l'odore del mangiare se ne vanno a mangiare. E domani se ne vanno a buttare magari questa specie di malaugurio di questi uccelli che passano qua e qua per andare a mangiare il rifiuto a due passi di noi. Questa è la vera mortificazione che stiamo subendo ogni giorno, miei cari concittadini. Nessuno ha a capire che non c'è un destino malefico che ha deciso che non lasciamo restare per forza a mezzo alla spazzatura. Se Ragusa non c'è, a Ragusa non hanno, tutti debbono venire a Mister Bianco, tutti debbono vedere la morte. Certo, sul sindaco della morte ci ha visto detto 3 mesi fa, a morte non si devono fare più discariche, a quest'ora ho discusso, si era chiuso. Ma siccome hanno eletto loro chi ti dà discarica, chi ti interessate, il loro sindaco a Motta è leggero, il sindaco dà discarica, anche per nostro errore, parliamoci chiaro. Non potevamo, non dovevamo permettere che un sindaco venduto alla discarica a diventare un sindaco da Motta, per cui apre la porta alla discarica. Questo è accaduto. E gli errori sono di chi pensa che fare politica significa trovare il pelo nell'uovo. Non è così, non è così, cari concittadini. Poi gli errori si pagano.
di chi non capisce che accanto all'idealità ci vuole la concretezza, la capacità di capire quale strada intraprendere per evitare il male peggiore, perché spesso l'ottimo diventa il nemico del bene, per cui si rimane a abbaiare alla luna, non tenendo conto della vera realtà, che occorre coraggio, serietà, determinazione e assunzione di responsabilità. Questo richiede la politica intelligente, la politica che guarda avanti. E quindi siamo a questa svolta, miei cari concittadini, e voglio dire alcune cose per amore di verità. Sto decreto, perché dopo un po' di giorni che qui, vi ricordate che abbiamo detto chiuso la discarica, non è che avevamo detto una bugia, era quello che c'era scritto nel decreto 1114. Ci pensate quando vennero qua tutti gli operai da discarica, dicevano buffone, cialtrone, così, colà, perché avevano capito che la minaccia era vera, che bisognava chiudere la discarica. E allora cos'è successo? Sto decreto del mese di luglio 1114 che diceva, c'è cosa? Lo dico per tutti, perché tutti dobbiamo sapere come stanno le cose, altrimenti ci imbrogliono. La prima cosa diceva, la ditta Oikos ha chiesto l'autorizzazione per rinnovare la gestione della discarica Valagna d'Inverno. Il decreto dice non c'è autorizzazione, quindi non siete più autorizzati a gestire la discarica. Punto. Primo. Due. Imponeva ai titolari della discarica di fare un progetto per coprire la discarica, per mettere in sicurezza la discarica che non è autorizzata. E questo è il progetto che domani dovrà essere esaminato a Palermo. Dopodiché, l'altro punto diceva, una volta bonificata la discarica con il progetto, la discarica deve essere chiusa definitivamente. Questo dice il decreto 1114 del mese di luglio 2014. Quindi abbiamo fatto la prima cosa, lunedì c'è questa vicenda, e se non c'era questa novità di Messina, tutto poteva portare a dire che fra qualche mese, entro dicembre, il mese di gennaio, bonificando la discarica Valanghe d'Inverno, si sarebbe chiusa la vicenda. Questo è accaduto. Ora è intervenuto un nuovo fatto. Casa Mazzarà e Sant'Andrea hanno requisito la discarica, la magistratura ha chiuso, per cui c'è questa novità. E in nome dell'emergenza, anziché di pensare di buttare i rifiuti o qua sotto a Sicula Trasporti, qua nel territorio di Lentini, o altrimenti, perché parlamene chiaro, possono prendere i rifiuti, metterli in vagoni speciali e mandarli in Europa dove li bruciano, e ci costa di meno di quanto costa convenirli in discarica. E allora l'emergenza, se è emergenza, un signor Crocetta la può fare in questo modo, senza rompere l'anima a dei comuni che non possono più vivere in questo modo. Chi sa la storia? Nel frattempo, per essere precisi, nel mese di settembre, perché quel decreto 1114 prevedeva la possibilità per la ditta di ricorrere, un decreto diceva non ti autorizzo, un decreto diceva se chiudo la discarica dopo il progetto di bonifica, la ditta ha fatto il ricorso al TAR nel mese di settembre, a muta. Siccome il comune del Mister Bianco non dorme, abbiamo saputo di questo ricorso,
noi ci siamo appellati, abbiamo presentato il nostro ricorso al TAR, che diceva la ditta, che voleva fare, diceva un decreto 1114 di Palermo va sospeso, e aiutiamo qua. Noi ci siamo detti, abbiamo detto che il decreto era legittimo e opportuno, e il TAR di Catania ci ha dato ragione, e quindi quel decreto resta in piedi perché legittimo. Questo dovevamo fare e questo abbiamo fatto fino in fondo. E quindi siamo qua, cari concittadini. Non voglio fare long, mi pare che si capisce qual è la questione. Andiamo a parlare con Crocetta. Io domani andrò a Palermo, spero di avere un contatto, mi sono messo in relazione per telefono, spero domani di approfondire questa vicenda. Crocetta ci deve ascoltare, perché se mentre nella testa che sa scuttare che esiste nella Sicilia la discarica Valanghe d'Inverno, non solo sa scuttare, ma lui pensa che requisisce, ci leva l'Oikos e ci ha una ragione per noi, a puzza e chida dell'Oikos e a puzza e chida della requisizione della regione. Quindi sa scuttare questo problema, non esiste questa possibilità. Il signor presidente della regione, con tutto rispetto, deve fare altri provvedimenti, deve assumere altre responsabilità in altri luoghi lontani dal centro abitato. Il nostro problema è noi che siamo contro la discarica, siamo contro la discarica perché l'avevamo avanti alla porta, sa porta a 10 km, il signore benedice. Questo noi chiediamo. Voi chiediamo rispetto per la vita di 70.000 abitanti, questo è quello che noi diciamo, e vogliamo che Crocetta, il governo regionale, se lo mette in testa. E quindi noi siamo qua, e quindi siamo qua. E quindi non abbiamo abbassato la nostra bandiera. È una battaglia difficile, è una battaglia complicata, perché sapete chi ti dicono sì sì e dopo se non va alla sua casa e se ne fottono. Non mangi fino in fondo a mai essere determinati. Lunedì andremo lì, se ci va a tornare martedì o tutta la settimana ci torniamo, ma tutti debbono sapere che Motta e Mister Bianco per i rifiuti ha già dato da 40 anni, non può dare più, e quindi c'è poco da fare. Noi vogliamo vivere da persone per bene, e Motta e Mister Bianco, il suo territorio non può diventare la pattumiera di mezza Sicilia, se lo scrivono in testa. Coraggio allora, senza usare le armi, nella legalità, con fermezza e determinazione. La dobbiamo vincere questa battaglia. Siamo pochi, siamo assai. Chi che rappresentano il CA, che sono presenti, rappresentano per intero la comunità di Mister Bianco. E il sindaco, vi dico la verità, senza false modestie, si lavora per rappresentare tutti i cittadini, da Motta, di Mustarianco, e l'esigenza soprattutto di vivere in un ambiente sano. Viva Mister Bianco e Motta e lo spirito di vivere in un ambiente pulito. Buonasera a tutti e coraggio! Non ci rassegniamo!